Amici di Legnano Web TV, un cordiale saluto da Rinaldo Badini. Parleremo in questa puntata dei veterani dello sport e lo faremo con il neo presidente appena eletto, Andrea Melaccini. Buongiorno. Buongiorno a tutti i telespettatori. Congratulazioni. Grazie. Per questa elezione, già consigliere nazionale dei veterani dello sport, insomma, delegato regionale qualche anno fa. E settimana scorsa fresco dell'elezione a presidente della sezione Edoardo Mangiarotti di Milano. Ecco, qual è il suo programma, gli obiettivi? Immagino, insomma, in questo momento siamo un po' tutti fermi per la pandemia, però gli obiettivi sono tanti. Purtroppo raccolgo, ringraziando i miei predecessori di presidenza, una grande eredità, un grande lavoro svolto su Milano e non solo, sulla Lombardia. E raccolgo anche la presidenza di una sezione che porta un nome molto nobile, quella di Edoardo Mangiarotti, il più grande, il più decorato campione italiano di scherma, venuto a mancare pochi anni fa a più di 90 anni, un caro amico oltretutto che ho avuto la fortuna e l'onore di conoscere. Il programma della sezione è sicuramente una volta passato questo periodo tragico che probabilmente la mia generazione non l'ha mai vissuta, ma anche generazioni precedenti dal dopoguerra non abbiamo mai, fortunatamente, ci siamo mai trovati a confrontarci con una pandemia del genere, è quella di ricominciare e rilanciare tutti i vari programmi, quindi da campionati, tornei, insieme con le sezioni sia della Lombardia, ma con tutte le altre 160-170 sezioni nazionali, perché l'Unione Nazionale Veterani dello Sport raccoglie quasi 10.000 iscritti su tutta Italia. È una realtà che esiste da 60 anni, quindi una realtà storica con delle radici, è sicuramente riconosciuta dal CONI, per cui fatta da persone serie che dedicano del loro tempo libero in un qualcosa di propositivo per lo sport. Quindi in questo momento sono tutti fermi, gli sport da contatto, quindi immagino che purtroppo... Purtroppo ci sono dei grossi problemi per appunto alcuni sport, fatto salvo quelli prettamente agonistici, che chiaramente un minimo devono proseguire come sia, tutto il resto per motivi di sicurezza sono abbastanza fermi. Io stesso nella vita faccio il medico, sono medico odontoiatra, la mia specialità, però è tutto, parlando anche con altri colleghi, assolutamente più, è un periodo che ancora più si rimane fermi e si seguono distanziamenti e le giuste regole, prima ne usciamo. Quindi per un veterano ancora peggio rimanere fermo tanti mesi senza poter fare sport. Purtroppo, certo. Perché un giovane fa fatica a ripartire. L'inattività non giova per lo sportivo. È anche vero che sono concessi magari allenamenti privati piuttosto che nei parchi con le giuste regole, o piuttosto per chi ha possibilità nelle abitazioni di potersi attrezzare con piccole palestre, che quelle sicuramente aiutano. Quando si pensa che si potrà ripartire con l'attività? Si dice per l'estate, forse un po' prima, è difficile. Ma tutte queste ultime, non vorrei entrare nello specifico, che non la virologia, l'infettivologia non è il mio ramo, la mia di competenza. Probabilmente ci saranno ancora molti mesi di precauzioni, di distanziamento. Sicuramente può essere che fra qualche mese, quando la campagna vaccinale andrà veramente nel ritmo giusto e per cui cominceremo ad avere almeno un 50-60% della popolazione vaccinata, sicuramente un sospiro di sollievo lo potremo tirare. Sicuramente l'estate, la primavera, il cambio della stagione aiuterà. Però ci troviamo di fronte a un qualcosa di proprio di nuovo che anche la scienza non conosciamo ancora bene. Del purtroppo tutto. Non conosciamo tutte queste varianti, anche in ultimo questa mattina sentivo delle ultime varianti anche in Italia. È ancora un periodo molto critico, ecco. Però vediamo il bicchiere mezzo pieno e speriamo breve di poter ricominciare ed essere propositivi positivamente. Certo, bene, quello che tutti ci auguriamo. Grazie Andrea Melaccini per essere intervenuto. Grazie a voi, grazie a tutti i telespettatori e un in bocca al lupo a tutti. Bene, e appuntamento alla prossima con Legnano Web TV.